Il pro sono che ci sono degli interessi a livello societario, che c'è una visibilità a livello internazionale, che la Coppa UEFA è una delle competizioni dove partecipano tutti i meglio club del mondo. E poi, perché a me garba così? Francesco è in condizione perfetta, secondo me rifà il gol. Davvero? Guarda, non se ne ha parlato, gli ho visto fare un gol 3 settimane fa in allenamento. Io da quando sono qui gliene ho visti fare due o tre. Due che sono corso a Roma Channel a cercare di riprenderli perché due non sono possibili. Credevo, se non li avevo visti fare a lui, che non fossero possibili. Uno 3 settimane fa, una cosa micidiale, impossibile. Ma ecco, quello dovrebbe essere. E ora lo vedo in grande condizione, ma quei due lì, guarda, una cosa micidiale, impossibili se non l'avessi visti fare a lui. No, io nemmeno l'ho mai pensato. Che c'entra la Roma con quello che riesce a fare la Lazio? La Lazio ha raggiunto un grande risultato. Mi ha colpito l'emozione con il quale hanno vissuto la vittoria di questa competizione e quindi rifaccio complimenti sia alla società che ai calciatori e poi quello è il coronamento di un buon lavoro fatto negli anni perché sono d'accordo quando sento Delio Rossi che dice che hanno lavorato in maniera corretta e in maniera giusta, è quello che è successo alla Roma in precedenza, quest'anno no. Magari noi forse nelle difficoltà ne avevamo qualcuna in più perché eravamo in lotta anche per il campionato, poi quando siamo andati a giocare, per cui c'erano delle insidie maggiori, invece loro mi sembra nelle ultime settimane siano stati bravi a gestirla anche nella maniera giusta, da un punto di vista delle tensioni, insomma, poi magari da qualche parte tu concedi, però poi hanno portato a casa il risultato, quindi bravi. I risultati. È legato a quello che voglio fare io. Quello che dirò con la società di cui parlo, lo dico a loro.